Bentornati nella cucina di Monica. Questa sera prepareremo insieme un piatto a me molto caro, la torta della nonna. È un dolce veramente, veramente squisito. Allora, partiamo con gli ingredienti. Per fare la sfoglia, questa pasta frolla, ci serviranno 300 g di farina, eccoli qua, che andiamo a versare qua dentro, poi 150 g di zucchero, un uovo intero, g di burro freddo o margarina, l'importante è che sia molto freddo, e una bustina di lievito per dolci, pan degli angeli, qualunque cosa, ecco qui. Adesso iniziamo ad impastare. Questo è un dolce che si impasta facilmente. Il problema è solo per stenderlo, perché è molto molto delicato, morbido. Quindi bisogna fare attenzione solo dopo, quando dobbiamo prepararlo. Una volta che il nostro impasto sarà pronto, la sua consistenza dovrà essere così. Ecco qui, vedete che si stacca tranquillamente. Andiamo a mettere una ciotolina più piccolina. Lo copriremo con della carta velina, ecco qui. E lo andremo a porre in frigorifero, perché questo qui è un impasto che deve stare in frigo almeno una mezz'oretta, se no non riusciamo a stenderlo. Adesso andiamo a fare insieme la crema. Allora, per fare questa crema qui è un po' particolare, ci vorranno 50 g di farina, 150 g di zucchero, 2 uova intere, mezzo litro di latte, una bustina di vanillina, metà limone grattugiato e metà limone spremuto. Poi aggiungeremo un pizzico di sale e pinole a piacere, che verranno messe all'interno della crema e sulla nostra torta finale. Adesso metteremo il latte come prima cosa in un pentolino. Poi aggiungeremo il limone grattugiato e il limone spremuto. Vi raccomando, cercate di prendere un limone biologico, che questo dovrà essere messo fresco sopra. Adesso aspettiamo un secondino che il latte inizi a bollire. Nel frattempo mettiamo gli altri ingredienti nell'altra pentola. Iniziamo ad amalgamare il tutto. Le uova, lo zucchero, la farina, un pizzico di sale e la nostra vanillina. Ecco qui. Inizieremo a girare così. Una volta che il latte sarà pronto, lo andremo a versare in quest'altra pentola. Accendiamo anche qui. Lo aggiungiamo delicatamente e iniziamo a girare, a mescolare il tutto. Finché non si addensa. Ecco qui. Una volta che la nostra crema avrà raggiunto la giusta densità, andremo a versare all'interno qualche pinolo. Questo verrà messo alla fine, a fine cottura della crema. Ecco qui, adesso possiamo spegnere e passeremo tutto in una ciotolina di vetro per farla raffreddare. Adesso questa qui la copriremo con un po' di carta velina e la faremo raffreddare. Una volta che il nostro composto sarà abbastanza freddo, allora procederemo a stendere la pasta. Io vi consiglio di metterla sulla carta forno, perché è un impasto molto molto morbido, quindi tende a rompersi facilmente. Ne dividiamo metà. Con le mani ci aiutiamo un pochettino a stenderlo così e sopra ci adagiamo un'altra carta forno, un altro pezzettino, e con l'aiuto di un mattarello iniziamo a stenderla da un lato e dall'altro.
la nostra carta forno da sopra. Ecco qui. Abbiamo preparato la teglia imburrata e infarinata. Adesso andremo a mettere sopra il nostro impasto e poi ci aiuteremo dopo a metterlo bene all'interno. Ecco qui. Piano piano facciamo in questo modo. Ecco qui, la parte in eccesso la togliamo, così la facciamo lateralmente. In questo modo. Ecco qui. Ecco qui, adesso con questo impasto qui andremo a modellare i lati della nostra torta in questo modo. Senza molta precisione, perché quello poi in forno, in cottura, si aggiusterà tutto. Andremo così ad adagiare piano piano tutti i pezzettini di pasta. Ecco. L'altra sfoglia, facciamo come prima, togliamo la carta forno da sopra delicatamente, vi raccomando, così, ecco qui. Adesso andiamo a metterla sopra. Non vi preoccupate della precisione, perché qua non serve la precisione, che il forno aggiusta tutto. 1, 2 e 3. Vediamo cosa abbiamo combinato. Ecco qua. Una volta che abbiamo tolto tutta la carta e abbiamo inserito tutta la nostra sfoglia, prendiamo una rotella, iniziamo a girare in questo modo, togliamo la pasta in eccesso che è rimasta nei laterali. Ecco qui. Questa la togliamo perché non ci serve. Io già ho acceso il forno a 180 gradi, dovrà stare all'interno per 45 minuti. Poi dipende dal vostro forno. Poi vedete quanto è abbastanza dorata, la andrete a togliere. Allora, io adesso farò dei piccoli fori con una forchetta sopra la sfoglia, in questo modo. Poi, con l'aiuto di un pennellino, o se non avete il pennellino, anche un tovagliolo di carta va benissimo, fate così e bagnate la superficie della torta. Una volta che abbiamo fatto questo, terminiamo con mettere i nostri pinoli. Eccoli qui. Senza avere una precisione, fateli andare così come capita. Ecco fatto. Adesso la nostra torta è pronta per essere infornata. La andiamo a mettere in forno. Ecco qui. E la facciamo stare 45 minuti. La nostra torta è pronta, adesso andremo a mettere sopra lo zucchero a velo, in questo modo, abbondate con lo zucchero a velo, vi raccomando, ecco qui. Adesso ve ne offrirò una fetta, virtualmente purtroppo. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Un bacio grandissimo a tutti, tutti, tutti. Grazie ancora. Ciao, ciao!